nell'ambito del piano regionale dei trasporti abbiamo due azioni che abbiamo presentato oggi, che riguardano una le modalità di distribuzione delle merci all'interno delle zone a traffico limitato. Il secondo bando che abbiamo presentato, che ancora sta per uscire nei prossimi giorni, riguarda la vivibilità e l'accessibilità delle aree esterne alle scuole, dove soprattutto pensiamo alle scuole dove vanno i bambini più piccoli, che spesso vengono accompagnati dai genitori, magari in zone ad alto traffico, a zone in cui c'è anche un pericolo per l'accesso. Diamo dei finanziamenti ai comuni per facilitare l'accesso di tipo esclusivamente pedonale, almeno nell'area proprio più limitrofa alla scuola, e quindi per rendere più sicuro anche la zona esterna, oltre che naturalmente l'edificio. Questo si collega ai progetti di adeguamento sismico delle scuole, in quanto finanziamo per queste aree esterne solo le scuole già adeguate dal punto di vista sismico.